evento in effetti serve ricordare un evento già precedente, quello di 10 anni fa della prima venuta della Madonna di Fatima. Dopo 10 anni si è ritenuto opportuno farla ritornare in questo luogo, perché questo luogo, diciamo, che era un po' trasandato, un po' abbandonato, con la prima venuta della Madonna di Fatima, diciamo che è rinato sia come struttura ma anche come fede. E allora si è pensato bene di rinnovare, come dare un propellente in più perché questa fiamma della fede si diventasse ancora più ardente e più forte. L'organizzazione è stata formata dai vari componenti della parrocchia di Cappelle San Giuliano e Fontanelle, riferendosi al capo coordinatore che è Don Italo Vicario, che quale rappresentante del comitato ringrazio personalmente. Un ringraziamento speciale a tutta l'organizzazione di Fatima, che ci ha permesso di riportare dopo 10 anni la Madonna in questo luogo, e in modo particolare al signor Sorrentino, che ho avuto modo in questi 6 giorni, 7 giorni di parlarci, e mi ha dato una luce in più, e una luce di una persona che dà tanta tanta fiducia e sicurezza, e in effetti voglio ringraziarla in nome di tutto il comitato. Io ringrazio il popolo di Cappelle San Giuliano, Fontanelle, la mia carissima Alessandra, che veramente non ho modi come ringraziarla. Ringrazio pure voi, veramente in questo, dopo 10 anni, non ho parole. Solo la Madonna di Fatima mi deve dare il coraggio, e ve lo deve dare anche a voi, Alessandra, a tutti. È stato un evento bellissimo, e ha suscitato tanta fede. Si è visto il movimento della gente, che tutti i giorni, tutta un'intera settimana è venuta volentieri, e è stata una cosa splendida. Che messaggio porta la Madonna di Fatima alle vostre comunità? Ma senz'altro porta il messaggio di pace, di amore, e soprattutto, come abbiamo già sentito durante le omelie, porta la pace nelle famiglie. Purtroppo oggi abbiamo bisogno di tanta pace, tanta serenità e soprattutto di preghiera, perché la preghiera nelle famiglie sta quasi scomparendo. Sono pochissime quelle che si riuniscono in preghiera, quindi dobbiamo ritornare, possiamo dire, alle origini della fede cristiana, quando ci si riuniva per pregare, per sentirsi veramente fratelli, altrimenti ognuno va per conto proprio e si rischia poi anche di mettersi l'uno contro l'altro. Difatti avviene in tante famiglie che si dividono. Allora dobbiamo veramente pregare, quel messaggio che voglio così, ma non io, è la Madonna che ci invita a farlo, di pregare un po' di più.